Cabina di regia in poi, adesso lei, a parte questi ultimi infortuni, ha sempre avuto delle alternative e quando non le aveva, non ha mai cercato l'alibi degli infortuni, cioè non si è mai appellato a queste cose anche quando le cose non giravano bene. E quanto sarebbe stato diverso il campionato del Verona? Quanto le sono pesate tutte le assenze che ci sono state? Adesso c'è Taxidis, c'è Obadi, una volta no. Nessuno può dirlo, però anche se ne abbiamo tirato in ballo, perché comunque ce le fai a giocare, inutile piangersi addosso, però indubbiamente che ci sono mancati giocatori che perdono l'economia di questa squadra, della nostra squadra. Avevano dimostrato insomma, di poter recitare un ruolo importante, quindi noi sicuramente non ci siamo mai lamentati, però ci sono mancati. Quindi poi dove siamo potuti arrivare, cosa abbiamo potuto fare, è difficile dirlo. Neanche quello che dico che anche in quei momenti lì li abbiamo superati con le nostre qualità, con i nostri difetti, quindi credo che la sostanza poi sia stata quella e siamo contenti che questo sia accaduto. Abbiamo chiesto a Maurizio Setti, al presidente, cosa si aspettava dalle ultime due partite e lui ha detto 6 punti. Com'è lavorare con un presidente così? Quali ultime di Parma e queste? Juventus, com'è lavorare con un presidente che è un continuo pungolo, un continuo stimolo? Ma chi è che non vuole fumo, vorrebbe vincere tutti, quindi il Presidente vuole vincere le stesse partite, vogliamo vincere noi, quindi è normale che si pretenda sempre il massimo, come è sempre stato, a volte ci riesci, a volte no. Quindi, al di là di tutti i discorsi, dobbiamo fare di tutto, di più, per riuscire a fare i punti, poi se ce la faremo, bene, se no, ormai credo che insomma è importante raggiungere un obiettivo importante, però mancano ancora 2 gare, quindi quello che il Presidente, al di là delle vittorie, è importante migliorare questa classifica che proprio anche per la società arrivare davanti vuol dire prendere più soldi in Lega, quindi per tutti ci sono degli obiettivi, quindi la squadra deve fare di tutto e di più. Carpi e Frosinone sicuramente saranno in finale il prossimo anno. Come si immagina il campionato del prossimo anno con squadre così provinciali e soprattutto Vicenza c'è quasi, contento adesso, si augurava che Vicenza tornasse in A, c'è quasi. Quasi ancora lunga, è quasi ancora lunga, però non lo dico, ripeto, sarebbe bello, un altro derby, forse il vero derby tra Vicenza, quindi non so che tipo di campionato, sinceramente è troppo presto, non mi sono ancora neanche permesso di pensare, noi pensiamo a noi di chiudere bene, poi insomma complimenti a questa società che società provinciali e quindi se lo sono meritato. Nel massimo nessuno ti regala niente, anche se magari il palazzo non avrebbe voluto certe società, ma lo sport è bello per quello, quindi invito loro e viva lo sport. Complimenti al Carpi, al Girone, e la terza è quasi una bella lotta perché sono tante squadre, visto anche ieri le partite che sono finite. Terzo vinca migliore, insomma due hanno dimostrato, la terza è bella bagarre. Io un'ultima, se ha sentito, se ha seguito tutto quello che sta succedendo rispetto al calcio scommesse, che opinione si è fatto di tutto questo? Cioè, come si può scommettere su cifre di 60.000 euro su una partita senza che nessuno controlli? Non so, faccio fatica a dare dei giudizi, Lega Pro come la Lega Dilettanti, quindi lì credo che sia il problema sia a monte, quindi non devono essere fatte scommesse su queste partite, quindi in queste categorie già è difficile per conto suo, quindi, però ognuno si è giusto che si faccia la propria idea. E poi insomma, non lo so perché ne verranno ancora fuori tante, ne sono sempre venute fuori tante, però non so, riuscire a trovare il modo di dire basta, perché comunque dietro ci sono tanti altri discorsi, quindi fa solo male al calcio, anche se è un calcio tra virgolette di Lega Pro, quindi mi auguro per l'istituzione di trovare la soluzione, che non è facile.